noi vediamo che il sistema industriale italiano è a livelli di eccellenza quasi inattesi, cioè tra i primi 3-4 paesi del mondo. Vediamo anche una cosa singolare, di cui forse ci accorgiamo tutti, cioè che alcuni indicatori di benessere che sono stati utilizzati in questo studio, come il sistema pensionistico, la quantità di telefoni che abbiamo, la quantità di auto che abbiamo, ci porta addirittura al primo posto mondiale come benessere personale, come sfruttamento delle risorse del paese. Andiamo un po' meno bene in altri settori, visto che ci siete voi, devo citare quello dell'educazione, in cui ci sono altri paesi che sono migliori di noi, ma il punto dolente è questo, che sono purtroppo i fondamentali dell'economia, cioè il debito pubblico, ma anche l'energia, che ci vede agli ultimi posti del G20, dove ci sono paesi molto più arretrati di noi sotto diversi punti di vista. È chiaro che essendo un paese molto industrializzato consumiamo anche molto e quindi non potremo mai essere autosufficienti da un punto di vista energetico, però visto che siamo in Francia in questo momento, vediamo un confronto con la situazione francese. Anche la Francia evidentemente è in debito di energia perché è un sistema molto sviluppato, però il complesso, che non raggiunge in alcuni casi le punte di eccellenza nostre, è comunque un complesso molto più equilibrato che consente delle garanzie ai cittadini francesi in tutti i campi complessivamente maggiori delle nostre. Cosa cerca di fare, grazie, il governo italiano? Intanto, dopo molti anni in cui si era abbandonata l'idea di un piano energetico, l'Italia ha varato lo scorso anno una strategia energetica nazionale che quest'anno sta trovando la sua forma, la sua realizzazione attraverso una serie complessa di atti normativi, su cui non è il caso di soffermarci. E si è data anche degli obiettivi ideali, strategici, di lungo periodo. Cioè, noi riteniamo non irrealistico pensare che nel 2030, quando voi sarete professionisti, insegnanti, siete nel mondo del lavoro, noi dovremmo essere arrivati a un mix energetico molto migliore di quello che è stato descritto come più probabile nel primo intervento. Cioè dovremmo avere il 50% di energia prodotta da fonti a emissioni zero e il 50% da fonti tradizionali. È chiaro che, parlando di sottosuolo, io adesso mi soffermerò brevemente su quelli che sono i contributi che può dare il nostro sottosuolo alle fonti tradizionali, ma anche in parte alle rinnovabili, cioè la geotermia. Partiamo proprio dalla geotermia. La geotermia è iniziata più di 100 anni fa, sulla base delle attività minerarie messe in piedi addirittura nell'Ottocento da un francese, all'Arderello, per lo sfruttamento del borace, per la produzione dell'acido borico. Su quelle attività si sono poi sviluppate le prime centrali elettriche, geotermoelettriche storiche, questa che vediamo, che è anacronistica, che rappresenta un po' la storia della geotermia in Toscana. C'è stata una grande evoluzione nel corso degli anni 60-70 e il calore geotermico ad alta temperatura viene portato in superficie sotto forma di vapore surriscaldato e questo permette di produrre energia elettrica in quantità considerevoli ed è una delle principali fonti di produzione di energia elettrica della Toscana. Oggi però abbiamo la volontà di allargare l'utilizzo di questa fonte rinnovabile, sfruttando meglio e di più anche il calore diretto, e per questo è stata inserita in un'importante legge dell'anno scorso, la legge sviluppo, la previsione di semplificare le procedure per utilizzare direttamente il calore che c'è abbondante in tutte le regioni italiane, quindi non soltanto in Toscana. Vi segnalo, perché è una cosa interessante che potrà avere uno sviluppo tra molti anni, che ci sono anche dei progetti molto avveniristici
il mare, sotto il Tirreno ci sono diversi vulcani, uno di questi è il vulcano Marsili. C'è un permesso di ricerca che è stato dato a un gruppo di università e di aziende per cercare di sfruttare il calore geotermico, che in valore assoluto è enorme, che è contenuto in quel vulcano. In questo senso siamo all'avanguardia nel mondo. Vedremo se si riuscirà a realizzare. Un breve cenno anche alla storia degli idrocarburi nazionali, che è iniziata nel periodo dell'autarchia, direi fondamentalmente in Italia, poi è stata ripresa da Enrico Mattei, che conosciamo la storia. Una società come un'azienda come l'AGIP doveva essere dismessa. In realtà Mattei e il suo gruppo ha costituito sull'AGIP e sulla SNAM la base dello sviluppo della produzione nazionale di gas, poi anche un po' di petrolio. Cosa fondamentale, ha consentito anche lo sviluppo di un pool di aziende che tutt'oggi sono all'avanguardia nel mondo e riescono a vincere importantissime gare, pensiamo alla Sanger per esempio, grazie a queste intuizioni.